Siamo sempre all'interno, prima del transetto della Basilica di San Polo fuori le mura, nelle vicinanze dell'altare maggiore, sotto di cui si venerano le reliquie di San Paolo, che fu decapitato alle Tre Fontane, a 2 chilometri circa da questo posto. Tre fontane molto famose per l'abbazia e anche per, oltre a ricordare questo luogo sacro a San Paolo, eccolo qui con la spada e poi ricordato questo luogo, San Paolo, alle Tre Fontane per le apparizioni della Madonna nel 47 a Bruno Cornacchiola, che visiteremo fra poco. Ecco Gesù che campeggia sull'arco antistante il transetto dell'altare maggiore. Dove si può venerare, si possono venerare le reliquie di San Paolo.